Ciao a tutti amici, quest'oggi vi porto in un posto a me caro perché sono a Rimini e andiamo insieme, non sono solo, vabbè, andiamo insieme a mangiare nel posto dove ho mangiato tipo due terzi dei miei pranzi universitari, cioè il posto dove andiamo a mangiare oggi, Chicco di Grano. Si tratta di una pizza al taglio, in realtà penso sia più una pinza, all'epoca non mi occupavo ancora di pizze e non ero troppo preparato, però ci può stare. E tra l'altro sono venuto appunto qui a Rimini per l'occasione apposta solo per questo, già per pagare il parcheggio è stato un parto e tra l'altro non so manco se è aperto, cioè siamo venuti a Rimini ma non ci ho manco guardato, vabbè, ci sta. Grazie alla mia compagna di viaggio quest'oggi. Per chi non lo sapesse è mia mamma. Bene, tra l'altro, piccola parentesi, mentre camminiamo per andare, tra l'altro ha cambiato anche sede, io non ho mai visto la sede nuova. Ci tengo a dirvi che voglio riniziare a fare un po' questi video che ho sospeso negli scorsi mesi perché tra studio e lavoro era impossibile, però dato che inizio ad avere dei giorni di riposo veri, possiamo piano piano reintrodurre questi video, cercherò di divertirmi con voi, farvi vedere cose, farvi vedere posti. Vediamo. Ecco, un tempo era quello, infatti, non so se si vede, era Chicco di Grano. Ah, molto carino, molto carino. Allora, mi dà un pezzo di margherita, una con salame piccante, quelle di dai, gamberi e zucchine. Come ti chiami? Serena. Grazie mille Serena. Grazie a te, buona giornata. A presto. Ciao, grazie. Bottino preso. Allora. Pizze prese, adesso vedo dove fermarmi a mangiarle perché è un po' strano tutto. Non sono più abituato a fare queste cose in giro. Devo riprendere, sto riprendendo tutto storto. Ci mettiamo qua. Come vedete appunto si tratta di una pinza, infatti mi ricordavo che non era una classica pizza al taglio e ho la culina cacchio. E come vedete, cioè, l'aspetto è davvero davvero carino, cioè si può notare una bella struttura. Ho preso il pezzo sbagliato per la struttura, ma vabbè. E vi assicuro che come prodotto è davvero ben fatto. Soprattutto sentite qua che bel rumorino, bello croccante. Io direi che l'assaggiamo, prendo un pezzo di margherita e vediamo un attimino com'è sto prodotto. Bentornati in questa serie, bentornati in questo format in cui mangio. Buona pizza a tutti. Mi mancava proprio. Tra l'altro la cosa che più apprezzo è vedere l'unto delle mani. Cioè, quando mangiavi sta pizza ti sporcavi per forza tutto quanto. Comoda, perché mi ricordo arrivavo all'università con le mani tutte impacciugate, non riuscivo a prendere il telefono, a far niente, però diciamo che ne valeva la pena. Allora? No. Niente è meglio. Ui! Altro pezzetto un po' più strano, questo qui era con tipo i gamberetti, le zucchine, guardate qui, cacchio di struttura, davvero carina. Come mi ha detto anche la ragazza, non so se stavo riprendendo, si tratta comunque appunto di una lavorazione molto lenta, qualche giorno, non mi ricordo quante, tante ore, poco lievito, per cui il risultato ci sta. Questa sa proprio di Rimini, col mare e tutto quanto.
questa era la pizza del chicco di grano. Ci tenevo a farvela vedere sul canale perché appunto, come detto, rappresenta per me un bel ricordo, perché 4 anni di università, anzi 3 perché dopo c'è stata la pandemia, molto spesso venivo a mangiare in questa pizzeria e quindi rappresenta per me un bel posto. Bei ricordi. Bella riga. E a parte tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che questa serie in cui vado a provare pizzerie in giro per il mondo vi possa piacere, perché sono carico, voglio riprendere con questo format perché è molto più semplice per me farlo rispetto a fare pizze fatte in casa, semplicemente perché vado, mangio e fine. Tra l'altro, appunto, come già detto, se siete a Rimini centro, appunto, avete un po' fame, dovete mangiare o semplicemente volete far merenda, secondo me è davvero un posto che merita. Quindi spero che questo video vi sia... spero che questo video vi sia piaciuto, quindi questo nuovo format vecchio, perché l'avevo già iniziato a gennaio, come detto, poi lavoro, università, cose, non ho avuto proprio il tempo per farlo, anche un po' la voglia e le forze, però piano piano riprendiamo e da qualche parte andiamo. Tra l'altro, non ve l'ho detto, ma se avete delle pizzerie, dei posti da consigliarmi, zona Rimini, Emilia Romagna, Italia, fatelo pure, perché piano piano mi piacerebbe andare appunto in tanti posti che mi sono stati consigliati da voi. Mi raccomando, se siete già iscritti, lasciate un bel mi piace, commentate facendomi sapere cosa ne pensate. Se non siete iscritti, se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella perché sì. Perché altrimenti vi perdete tanti bei contenuti. A questo punto vi faccio un caro saluto, vi ricordo di seguirmi su tutti i social qua sotto in descrizione, Instagram, TikTok, Facebook, tutto quanto. Ci vediamo presto con altri video. Ciao a tutti!